Qual è il futuro della maratona dopo la morte di Kelvin Kiptum? Questa è una domanda che mi sono fatto quasi subito, quando purtroppo sono venuto a scoprire della tragica notizia, ovvero la morte di Kelvin Kiptum. Il maratoneta sicuramente più importante al mondo in questo momento, recordman, fresco recordman del mondo, appunto, in maratona, un talento pazzesco, atleta che tra qualche giorno sarebbe dovuto andare a Rotterdam a tentare di correre sotto le 2 ore in maratona. Aveva creato un fermento pazzesco nel mondo della maratona, un sacco di persone non vedevano l'ora di vedere le sue performance, di vedere le sue gare. C'era fermento a Rotterdam, c'era fermento per le Olimpiadi, dove ci sarebbe stata la sfida Kipchoge, Kiptum, i due atleti più forti in attività. E purtroppo la sua morte, oltre che essere una notizia tragica, aver portato un dolore pazzesco alla famiglia e a tutto il movimento, lascia sicuramente qualche incognita sul futuro della maratona. Difficilmente vedremo atleti forti e così dedicati alla maratona come Kelvin, e questo lascia chiaramente un vuoto incredibile. Bene, in questo video voglio proprio andare ad analizzare questo: qual è il futuro, secondo me, ovviamente, secondo la mia modesta opinione, il futuro della maratona a livello internazionale, ma voglio anche fare un'analisi della maratona a casa nostra, perché qualche giorno fa a Siviglia sono stati fatti dei record pazzeschi e il futuro della maratona al maschile italiano è davvero roseo. Quindi mettetevi comodi che iniziamo subito. He's waving to the crowd, kisses. An amazing effort by Kelvin Kiptum for a new world record at the Bank of America Chicago Marathon. And Kerry Pinkowski could not be happier as he hugs him at the finish line. Wow! È stato veramente uno shock. Mai avrei pensato di leggere una notizia di questo genere, e sicuramente non vedevo l'ora di vederlo correre a Rotterdam. Avevo addirittura in mente di andare a seguire la gara in diretta per portarla qua sul canale YouTube. Kiptum è stato un atleta incredibile, ha fatto davvero pochissime gare, ovviamente è morto a una giovanissima età. Aveva corso 3 maratone facendo un record dietro l'altro, mostrando subito al mondo che lui sarebbe stata l'alternativa, possiamo dire, di Kipchoge, o comunque il prescelto per portare l'essere umano a superare quel limite incredibile delle 2 ore in maratona. Aveva tutte le carte in regola, aveva la dedizione, la passione e il talento per riuscirci. E infatti il suo record del mondo, siglato proprio poco tempo fa, l'anno scorso, è stata una dimostrazione incredibile della sua forza. Pensate che ho visto diverse interviste di Kiptum, sia del suo allenatore che appunto vari documentari. Kiptum ha dato veramente tutto per la maratona. La sua famiglia viveva a 3-4 km dal suo villaggio e lui si isolava proprio per poter dare tutto, per sfruttare questi anni d'oro della sua carriera, per fare tutto quello che si poteva fare nella maratona. Aveva davvero quel grande obiettivo di correre sotto le 2 ore, di diventare il più forte di sempre in maratona. E vedeva la famiglia una volta alla settimana, qualche ora alla settimana, e deve essere stato sicuramente un sacrificio enorme. È pazzesco, e non so quanti atleti effettivamente hanno questo tipo di dedizione verso la maratona, non so neanche effettivamente se è giusto tutto questo, però lui era uno di quegli atleti, una di quelle persone che davano tutto per la sua carriera, ed è forse anche questo uno dei motivi per cui sarà veramente difficile vedere nei prossimi mesi un nuovo Kiptum, perché non era solo una questione di talento, ma proprio una questione di talento più dedizione e testa, e proprio voglia di dare tutto per quell'obiettivo, che è sicuramente una combinazione molto rara. E quindi Kiptum ci lascia, e lascia un vuoto, secondo me, enorme nel movimento della maratona. Perché ho fatto un articolo su escocorrere.com, che vi lascio qua in descrizione, che potete andarvi a rileggere. Ho fatto un po' un'analisi dei vari tempi e tutto quello che è il movimento attuale della maratona internazionale. Kipchoge è avanti con l'età, il secondo miglior tempo di sempre è ancora il suo, è sicuramente il simbolo della maratona e lo rimarrà per tanto tempo, insieme chiaramente a Kiptum. Però vedo difficile che lui possa portare avanti per tanto tempo
la speranza appunto di vedere l'essere umano correre sotto le 2 ore in maratona. Un po' perché l'età ovviamente avanza e probabilmente quello che ha dimostrato finora è il suo limite, che ovviamente è stato incredibile, ha corso sotto le 2 ore, ve lo ricordo, in maratona, anche se non era una gara ufficiale, semplicemente non è riuscito a farlo in una gara ufficiale. Ha fatti diversi record del mondo e rimane sicuramente il simbolo della maratona, un uomo incredibile, un atleta incredibile. Però correrà a Tokyo tra poco e dopo Tokyo ci sarà la maratona di Parigi, dove tenterà di vincere di nuovo l'Olimpiade. Però Tokyo non è sicuramente una gara da record del mondo, sì è una gara piatta dove è possibile fare un ottimo tempo, ma non penso che Kipchoge andrà là con l'obiettivo di migliorare il record del mondo di Kitum, e poi francamente non so nemmeno se ha la capacità in questo momento di farlo. Però sarà bello poterlo vedere affrontare di nuovo le Olimpiadi a Parigi e vedere cosa riuscirà a fare. Però dietro Kipchoge chi c'è? Chi può essere l'alternativa a Kitum? Beh, analizzando i vari tempi, nel 2023 ci sono stati oltre 100 atleti a livello internazionale che hanno corso sotto le 2 ore 7, quindi davvero un movimento importante. Stanno crescendo sempre di più gli atleti capaci di correre sotto quel muro delle ore 7, che è già un tempo stratosferico, ma sono davvero pochissimi gli atleti che riescono a correre sotto le 2 ore 3 o addirittura sotto le 2 ore 2 o le 2 ore 1. Ovviamente è stato solo Kiptum a correre sotto le 2 ore 1, e l'atleta più veloce del 2023 dopo Kiptum è stato Sisai Lemma, un atleta che ha avuto già una carriera pazzesca. Lui è un classe 90, quindi anche lui è abbastanza avanti con l'età, però ha ancora qualche cartuccio secondo me da sparare. Lui a Valencia, proprio l'anno scorso, nel 2023, ha corso un 2 ore 1 e 48, e questo è stato il quarto miglior tempo di sempre, e tra l'altro nel 2023 è stato il secondo miglior tempo proprio dietro a Kiptum, e il terzo miglior tempo è stato ovviamente quello di Kipchoge a Berlino. E potrebbe essere lui l'atleta da tenere d'occhio sia per le Olimpiadi e anche magari per qualche tempo stratosferico nei prossimi mesi in maratona? Non lo so, sinceramente ha già migliorato parecchio il suo personale proprio con quel 2 ore 1 e 48, l'ha migliorato di quasi 2 minuti, quindi difficilmente vedo un miglioramento ulteriore di un altro minuto e 48 per riuscire a correre appunto sotto le 2 ore in maratona. Sarebbe davvero incredibile un doppio miglioramento in così poco tempo, vista anche l'età di Lemma. Poi c'è un altro atleta e lui è Jacob Kiplimo. Jacob Kiplimo è un atleta ugandese, classe 2000, quindi ha solo 23 anni, come Kiptum molto giovane, e lui potrebbe essere l'alternativa a Kiptum perché ha il record del mondo in mezza maratona, 57.31, che ha fatto Siglia nel 2021. Purtroppo ha avuto diversi infortuni, ha avuto già un po' di problemi qua e là, però ha sicuramente dimostrato di avere la velocità appunto in mezza maratona, allungando poi per tentare di correre fortissimo anche in maratona. Chissà se può essere proprio Kiplimo l'atleta che tenterà di correre o di portare l'essere umano a superare il limite delle 2 ore in maratona. E poi dietro di lui, Lemma, Kiplimo, Kipchoge, c'è qualcun altro effettivamente forte abbastanza da poter creare la speranza di correre sotto le 2 ore in maratona? Secondo me no. Secondo me in questa fase Kiptum era un atleta, come dicevo prima, assolutamente unico, sia per dedizione che per talento. Di atleti come Kiptum ne nascono uno ogni 20-30 anni, e quindi la vedo dura. Penso che ci sarà un po' rallentamento sui miglioramenti dei vari tempi. Difficilmente vedremo un record del mondo nei prossimi mesi. Spero di essere smentito, però è questa la mia sensazione e sono curioso di sapere la vostra qua sotto magari nei commenti. Interruzione veloce per presentare lo sponsor di questo video, che è Top for Running. Se hai bisogno di un paio di scarpe, attrezzatura sportiva per correre, abbigliamento, qualsiasi cosa, vai sul sito di Top for Running. Hanno i migliori brand, prezzi davvero ottimi, e soprattutto per la community di Esco a Correre c'è un coupon code, che è Esco a Correre tutto attaccato, che vi permette di accedere a uno sconto esclusivo ulteriore rispetto agli sconti già presenti sul sito. Invece molto più rosea secondo me la situazione a livello nazionale, perché qualche giorno fa a Siviglia è stata corsa appunto la maratona
che per molti atleti era una delle ultime occasioni per tentare di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi, e l'Italia ha fatto davvero dei risultati incredibili. Yeman Crippa ha fatto il record italiano, 2 ore 6 e 06, migliorando un record italiano tra l'altro molto fresco. E non solo, il record italiano è stato in quella gara proprio a Siviglia ritoccato due volte, nel senso che Yeman appunto ha fatto il record, ma poi è stato subito seguito dal secondo miglior tempo di sempre, che è quello di Eyob Faniel, che tra l'altro aveva anche lui fatto un po' di tempo fa il record italiano. Lui ha corso 2 ore 7 e 09 e ha migliorato anche lui il record che prima apparteneva a Ilias Awani, che aveva corso in 2 ore 7 e 16. In più abbiamo un Neke Genet Krippa che ha corso, che ha un personale di 2 ore 07 e 35, quindi che qualifica anche lui alle prossime Olimpiadi. E poi il grande Daniele Meucci, lui ha corso un tempone 2 ore 7 e 49, migliorando il suo personale. E pensate, abbiamo anche Chiappinelli, che lui ha anche lui in realtà il minimo per le Olimpiadi, che è il suo personale 2 ore 9 e 46. Pensate, abbiamo 6 atleti che potenzialmente potrebbero andare alle Olimpiadi di Parigi. Purtroppo, come probabilmente sapete già, si possono portare solo 3 atleti, e quindi sarà davvero interessante capire quali saranno questi atleti. Sicuramente Crippa, con il suo nuovo record italiano, è ormai già dentro, e Yob il secondo miglior tempo in questo momento, e Awani il terzo miglior tempo. Ma pensate che questi 4 atleti, ci mettiamo anche Neke Genet Crippa, sono tutti atleti che potenzialmente potrebbero dire la loro a Parigi, perché hanno dei personali da 2 ore 7. Ci metterei anche Meucci, anche lui che ha corso 2 ore 7 e 49. Insomma, abbiamo un livello di maratona italiano davvero altissimo, il più alto di tutti i tempi. Non abbiamo mai avuto 6 atleti così forti, 6 atleti capaci di correre in almeno 2 ore 9, che è il nostro sesto con Chiappinelli, e ben 5 atleti da 2 ore e 07. Quindi è davvero bellissimo, pazzesco poter assistere a tutto questo. Parigi vedrà sicuramente una nazionale italiana molto forte, e sarà interessante capire appunto quale sarà la scelta tra questi 3 atleti, anche perché c'è davvero pochissimo margine, stiamo parlando di pochissimi secondi tra il record italiano appunto fatto da Crippa, 2 ore 06 e 06, ve lo ricordo, e il tempo di Faniel, 2 ore 7 e 09, o di Awani, 2 ore 7 e 16. Stiamo parlando veramente di 7 secondi di differenza. O Nekenet Crippa che ha corso 2 ore 7 e 35, e Meucci 2 ore 7 e 49. È un peccato avere così tanti atleti e non poterli portare tutti alle prossime Olimpiadi. Interessante anche il fatto di vedere che comunque nella maratona femminile abbiamo già 2 qualificate, Giovanna Epis e Sofia Yaremchuk. Tra l'altro tutti questi atleti li ho intervistati proprio nella nostra rubrica Anime di Corsa, vi lascio il link sotto in iscrizione per andare ad approfondire. E quindi questo Yeman Crippa, che sta riscrivendo un po' tutte le pagine di storia dell'atletica italiana, perché ha il record italiano di 10.000, il record italiano di 3.000, la mezza maratona, ora la maratona, insomma sta davvero facendo cose incredibili, è sicuramente il nostro uomo di punta. Anche se starei attento anche agli atleti che ho citato prima, perché Faniel e Awani non sono sicuramente da meno. Però che bello, che bello. La maratona italiana potrebbe essere protagonista a Parigi. Chissà se possiamo tentare di portare a casa una medaglia, anche perché sappiamo che nelle gare olimpioniche, così come i mondiali, di solito sono gare molto tattiche e strategiche, quindi non c'è bisogno di avere un tempo da 2 ore e 02 per sperare in Olimpiade. Quando la gara è tattica può succedere un po' di tutto, e secondo me abbiamo davvero 3 assi nella manica per portare a casa una medaglia olimpica, e sicuramente noi saremo qua per documentarlo. Sono curioso di sapere cosa ne pensate voi, lasciate qua sotto i vostri commenti, continuiamo questa conversazione rispetto al futuro della maratona internazionale e quella di casa nostra. Se vi interessa un video di questo genere, anche per un'analisi al femminile, fatemelo sapere, sarei davvero felice di farlo. Se arriviamo almeno a 400 like, andremo avanti con questo format e faremo anche la versione femminile. Mettete un commento, mettete un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, correte e fate l'amore. Ciao belli.